Sì, stavo aspettando che cominciamo adesso. Ok. Ciao a tutti e benvenuti alla presentazione di Case the Inclusion, un nuovo progetto cross associativo promosso da Art Directors Club Italiano, CPA, R3 Registi e Mamme per la Pelle e il Centro Studi di Una, quindi anche con la collaborazione di Una. Siamo qui oggi per raccontarvi come è nato questo progetto, per raccontarvi i punti di cui è composto e come immaginiamo di portarlo in vita. Allora, questo progetto sta sotto il cappello di Equal. Da ormai 3 anni noi lavoriamo per mettere a tema alcune tematiche di uguaglianza e di inclusività nell'advertising per creare questa tipologia di consapevolezza. L'anno scorso è entrata a far parte dell'Art Directors Club anche Gabriella Nobile, che oltre ad essere una grande professionista, lei ha una casa di produzione fotografica, è anche la fondatrice di Mamme per la Pelle, che poi dopo ci racconterà che cosa e che fini persegue con questa associazione. E Gabriella ci ha chiesto in che modo la sua realtà associativa potesse collaborare con l'Art Directors Club e in particolare con il progetto Equal. Allora il progetto che abbiamo delineato è stato sin da subito Case the Inclusion, ovvero riflettere insieme su come rendere il momento del casting un momento inclusivo. Tutto il progetto parte dalla consapevolezza che rappresentazione sui media significa riconoscimento, mentre invece ci sono tutta una serie di realtà che sono nell'advertising assolutamente sottorappresentate. Per questa ragione abbiamo ritenuto importante scrivere un manifesto che si compone di 5 punti. Noi lo riteniamo un manifesto aperto, nel senso che se dovessero emergere altre tematiche relative a diversi modelli di inclusione, siamo assolutamente aperti a ogni stimolo e a ogni suggerimento. Ma che in realtà è un manifesto che è stato preparato dal nostro tempo, dove l'inclusività è un grandissimo tema e un grandissimo valore. Vorrei ricordarvi un caso emblematico che è successo proprio a Milano nel 2008 con il Vogue della Franca Sozzani, quando per la prima volta Vogue dovette ristampare 60.000 copie perché la Sozzani fece la Black Issue. Fu una cosa rivoluzionaria nel mondo della moda, così come è stato rivoluzionario nel mondo della pubblicità il lavoro che Dove ha fatto sulla Real Beauty, un lavoro che continua ormai da 15 anni e di cui l'ultimo grandissimo progetto è quello che hanno fatto con Getty Images, con questi 5.000 ritratti di body positivity in cui 5.000 donne che rompevano ogni tipo di stereotipo sono entrate a far parte della galleria di Getty come immagini da utilizzare nelle rappresentazioni. Quest'anno ci sono stati moltissimi casi che sicuramente saranno stati alla vostra attenzione, penso al caso di Zara, per la prima volta una campagna globale del brand Zara ha avuto per protagonista un bambino Down, è stato Patrick, un bambino affetto da trisomia 21 che è stato protagonista della campagna globale, penso ad H&M che quest'anno ha esordito con le modelle curvy, penso a Gucci che ha lanciato il rossetto con uno dei sorrisi più spaventosi che siano comparsi sui media, penso a MAC Cosmetic che ha lanciato i fondotinta utilizzando una modella, la Winnie, affetta da vitiligine e insomma sono veramente tantissimi i casi di brand che hanno fatto dell'inclusione la propria bandiera. Questo probabilmente anche per un motivo di business, perché tutte le ricerche testimoniano che questa è una scelta non soltanto etica, ma anche di business, perché le persone tendono a premiare le aziende che hanno delle rappresentazioni inclusive. Allora, io adesso vi faccio vedere il manifesto che abbiamo preparato e vi racconterò come andiamo poi a distribuirlo e insieme a tutti i rappresentanti delle associazioni che sono qui con me e insieme anche a Diana De Marchi, che è la presidente della Commissione delle Pari Opportunità del Comune di Milano, la città più bella del mondo, la città dei diritti, andremo a commentare insieme il valore e il lavoro che dovrà fare questo progetto. Vediamo il video. Noi vogliamo agire sulla rappresentazione inclusiva. La società contemporanea è multiculturale e multietnica. Rispettare la diversità delle etnie equivale a raccontare la realtà nella maniera più completa. I canoni di bellezza femminili e maschili non sono univoci.
Includere una pluralità di canoni estetici aumenta la ricchezza delle possibilità di espressione. Disabilità e malattie fanno parte dell'umanità. Rappresentarle crea un modello positivo di inclusione. La società progredisce attraverso il dialogo continuo tra le generazioni. Un casting inclusivo non discrimina a priori sulla base dell'età. I ruoli e le classi sociali sono intercambiabili. Attribuire gli stessi ruoli a etnie, età, generi sempre uguali crea una comunicazione stereotipata. Un casting che tenga conto di questi principi è un modo concreto per combattere le discriminazioni. Così, passo dopo passo, si possono modificare abitudini e comportamenti, rendendo più veritiera ed evoluta la rappresentazione della realtà. Bene, allora questo che vedete alle mie spalle è proprio il manifesto che verrà distribuito a tutti gli addetti ai lavori perché possano lavorare sul concetto di rappresentazione inclusiva. Per ripercorrere quindi molto velocemente i punti, si tratta della rappresentazione da un punto di vista etnico, da un punto di vista dei canoni di bellezza, dal punto di vista dell'inclusione delle malattie e delle disabilità, dal punto di vista dell'aging e l'ultimo punto, che è molto sottile ma è molto importante e subdolo, è la tendenza della pubblicità a stereotipare con determinate etnie determinati lavori. C'è proprio in questi giorni in onda una pubblicità Progresso in cui si vede questo bambino filippino che dice che tutti gli chiedono se anche lui ha il filippino. E in effetti se tu rappresenti sempre un determinato ruolo sociale con una certa etnia, tu stai orientando la rappresentazione in modo tale da far credere all'appartenente a quell'etnia che lui sia destinato a una certa tipologia di lavori. Quindi tutte queste cose sono subdole, ma noi dobbiamo tenerne conto, nei limiti di quanto questo è possibile. Allora, adesso io ho finito per quanto riguarda la mia parte di introduzione, lascerei la parola a Diana De Marchi, che rappresenta qui Milano il centro propulsivo di tutte le produzioni, di quasi tutte le produzioni italiane. Grazie. È acceso, si sente? Sì, ok. Beh, io mi alzo perché mi sento meglio. E intanto grazie tantissimo, per me è un onore e un orgoglio, un onore perché sono contenta di poter partecipare a questo progetto che vede poi peraltro proprio l'amministrazione coinvolta e quindi questo è l'orgoglio invece che io porto, perché come Comune di Milano stiamo lavorando tantissimo sui percorsi di inclusione, di attenzione ai diritti e soprattutto alle differenze, che riteniamo un arricchimento, perché come dice sempre il nostro sindaco Sala, questa è una città che sta innovando in modo esponenziale, ma grazie anche al percorso di inclusione che va parallelo e che deve essere costante e continuo. E quindi credo che questo si riconosca anche nel lavoro che nella città si sta strutturando in modo sempre più efficace, e tutti i pezzi che compongono il mosaico di questo lavoro sono pezzi per noi importanti e questa è una parte di quel percorso. Allora io credo che essere qua e essere insieme a costruire una Milano dei diritti, che in questa fase, io lo devo dire perché mi compete e ci tengo, è una fase politico, sociale e culturale molto delicata, in cui questo modo di procedere e di ragionare e di includere è fondamentale, perché purtroppo gli episodi che viviamo tutti i giorni costantemente sono di altro tipo e quindi sono razzisti, sono escludenti, sono emarginanti, e questo è il lavoro che ci deve vedere uniti tutti i giorni in ogni singola azione. E quindi è importante che Milano, con tutte le realtà che in questa città operano, sia capace di fare rete e sostenere invece un'attività politica, amministrativa, sociale, culturale che sia invece quella qui rappresentata benissimo nel manifesto. Io come commissione parto in particolare dalle donne, perché anche sulle donne abbiamo ancora un grosso lavoro a livello nazionale da fare. Abbiamo leggi che tutelano, così come l'abbiamo
utilizziamo anche in altri ambiti della nostra vita di tutti i giorni, ma quelle leggi ancora non vivono nel tessuto sociale del nostro paese. Ecco, e quindi a partire dalle donne, dall'inclusione, dall'attenzione, dalla possibilità per le donne di esprimere i loro talenti e le loro capacità senza limiti e quindi rimuovendo gli ostacoli, come peraltro la Costituzione ci chiede in particolare all'articolo 3, ecco, partendo da loro lavoriamo sull'inclusione di tutte le differenze. Quindi questo è il tema per cui noi abbiamo istituito una commissione che prima si chiamava solo pari opportunità e adesso si chiama pari opportunità e diritti civili, perché di diritti parliamo e parliamo di diritti delle persone di essere riconosciute nella loro dignità, nelle loro capacità, indipendentemente dal colore della pelle, dalla religione, dalla provenienza, dal genere, dall'identità sessuale. Quindi questo è il lavoro che ci vede uniti, per cui per me essere qua è una testimonianza del fatto che insieme possiamo riuscire ad avere un manifesto vivente in questa città e fare in modo che diventi vivente in tutto il paese. Grazie. Grazie Diana. Allora, abbiamo con noi anche Emanuele Nenna, che è presidente di UNA, il quale è coinvolto in questo progetto come associazione perché il lavoro che faremo prevederà la misurazione di un punto zero attraverso un questionario che sarà diffuso dal centro studi di UNA a tutto il mondo degli addetti ai lavori che vi ho citato e che sarà poi rimisurato dopo un anno per vedere se grazie al lavoro di distribuzione del manifesto che faremo in ogni momento di preproduzione saremo riusciti effettivamente ad alzare il livello di inclusione delle nostre rappresentazioni. Ma soprattutto da Emanuele Nenna vorremmo anche un commento relativamente all'opportunità di business che per le agenzie e per le aziende si nasconde in un progetto che preveda l'inclusività come portante, proprio come consapevolezza portante nella rappresentazione. Grazie Stefania, grazie a tutti. Beh, intanto sì, l'apporto che porteremo come UNA sarà prima di tutto questo, della misurazione siamo pronti, per cui a brevissimo partirà questo primo giro per misurare il punto zero di partenza e vedere tra un anno che effetti avrà prodotto e ci auguriamo tutti, ma io sono abbastanza convinto che vedremo un bello shift. Perché lo vedremo? Proprio perché abbiamo dei dati, continuiamo a vederli, continuiamo a spingere su questa leva per dimostrare l'efficacia della comunicazione inclusiva, che è una cosa un po' come diceva lei, un po' controintuitiva in un paese dove siamo un po' bombardati da messaggi opposti, no? Di chiusura. Tra l'altro oggi la coincidenza è l'anniversario esatto, il giorno esatto della caduta del muro di Berlino di 30 anni fa, quindi il fatto di parlarne oggi il 9 novembre di un tema che è questo, di buttare giù ancora muri, continuare ad abbattere muri, è una cosa molto importante. Noi lo facciamo, il fatto di lavorarci tutti insieme è già secondo me un po' una garanzia di successo, e il fatto di portare delle evidenze anche di business è un argomento. È vero che da un lato lo dovremmo fare tutti noi anche solo perché è giusto così e perché, collegandomi all'ultimo punto del manifesto, secondo me non dobbiamo solo rappresentare un mondo in maniera più reale, ma dovremmo anche, come c'è scritto del resto, una rappresentazione più evoluta, cioè dobbiamo anche iniziare a raccontare il mondo come vorremmo che fosse, perché è così che poi si crea la famosa profezia autoavverante: mi abituo a vedere un mondo così come creo i pregiudizi al contrario e mi chiudo in quelli, nello stesso modo posso raccontare un mondo un po' meglio di quello che è e fare sì che succeda veramente. Quindi diciamo che al di là dell'aspetto tecnico, del centro studi, dell'impegno che ci prendiamo come associazione a divulgare poi il manifesto e a fare sì che i nostri associati, ovviamente non possiamo imporre nulla, c'è il cliente dall'altra parte, è una cosa complessa, c'è il mercato, però diciamo facendo quel pezzettino di strada, iniziando a dare il buon esempio e a dimostrare, a misurare i risultati, sono convinto che sia un percorso che porterà lontano. Bene, grazie Emanuele. E adesso? Allora, adesso continuiamo con Armando Trivellini, che è qui in veste di rappresentante dell'associazione forse tra le più importanti coinvolte in questo progetto, perché è R3 Registi. R3 Registi
E devo dire che Armando ha dato un contributo sostanziale, perché tutti pensano che in quanto copy abbia scritto io il manifesto, invece dopo una grande riunione che abbiamo fatto insieme, Armando ha concepito questo manifesto che poi abbiamo rieditato insieme, ma di base lo ha scritto con un portato emotivo, di emozione importantissimo, aderendo veramente tanto a questo tema. Perché diciamo che Air 3 Registi è importante? Perché effettivamente il contatto, il momento della direzione del casting, che è sotto proprio l'egida del regista e della casa di produzione, è il momento in cui questo manifesto, che ha un ruolo molto pratico anche, oltre che ideale molto importante, anche una sua si agisce nella pratica. E quindi Air 3 Registi dovrà coinvolgere, perché non esiste un'associazione di casting director, ma tra CPA ed Air 3 Registi voi dovrete mappare tutti i direttori dei casting e includerli nel lavoro che stiamo preparando. Da un punto di vista registico, oltre a questo impegno, l'altra grande opportunità che vediamo nel manifesto è quella che per un regista la possibilità espressiva si amplia moltissimo uscendo dallo stereotipo. Per cui proprio da questo punto di vista ti chiedo di restituirci un contributo rispetto all'importanza di questo manifesto. Si amplia moltissimo, anche perché la vita ormai è fatta così, la società è composta così. Se si cammina per Milano, per Parigi, per New York, per Londra, si vede che il tessuto della società è dichiaratamente multietnico, ma è proprio normalmente multietnico. Mio figlio, che ha 10 anni, ha il miglior amico che è figlio di una filippina e di uno sri lankese. Non si chiede perché i genitori di Brian siano degli stranieri o perché lui abbia la pelle diversa dalla nostra, è proprio un dato di fatto. Quindi per i registi è importantissimo poter attaccarsi a qualsiasi tipo di espressività e di ricchezza che si basa sulla scelta umana del personaggio, non sull'aspetto etnico o di genere. Molte volte ci sono delle limitazioni e purtroppo quello che porta avanti questo tipo di limitazioni è la paura da parte di clienti, di agenzie, di stesse case di produzione, di stessi registi. Forse i registi cercano di combattere un po' di più, ma non vincono spesso su questi temi. Però per noi è molto importante, perché comunque banalmente è la bravura di un attore quello che riesce a esprimere nella rappresentazione quello che ci importa veramente. E quindi noi abbiamo fatto questo manifesto. Il manifesto è un atto simbolico alla fine. Tu parlavi del muro di Berlino, no? Che è diventato un enorme simbolo dopo 30 anni. Il nostro è un piccolo simbolo. I simboli servono a portare alla coscienza quei temi che sono relegati magari nell'inconscio, ma che tutti sotto sotto conoscono. Una volta che arriva un simbolo, si aprono gli argini e, come dicevi giustamente tu, si può proporre qualcosa di virtuoso in più, oltre che di normale, perché la società è fatta veramente così. Quindi noi siamo convinti che il momento sia questo, il momento giusto sia questo, anche perché non si ripetano episodi che a tutti noi sono capitati in carriera. Io mi ricorderò sempre una volta che sono dovuto andare a Roma a fare uno shooting per un grande albergo e c'era una ripresa da fare alla fine con tutto il personale dell'albergo. L'abbiamo girata su una magnifica scalinata seicentesca e poi mi hanno chiesto di fare la versione senza il personale di colore. Queste robe qua nel 2019-2020 non devono più succedere. Ecco perché. Bene, grazie Armando. Allora, abbiamo qui con noi anche la nostra Gabriella Nobile. Gabriella è mamma di 2 splendidi bambini che ha adottato, e questa è stata per lei l'occasione per militare in un grandissimo e importantissimo impegno attraverso la sua associazione che si chiama Mamme per la Pelle. Quindi il punto su cui lei costantemente milita è proprio il punto dell'inclusività rispetto alle rappresentazioni etniche, e come raccontava prima Emanuele, oggi questo impegno è più necessario che mai, la normalizzazione di questa inclusione. Esatto, e innanzitutto voglio ringraziare Stefania che ha colto e accolto la mia richiesta velocissimamente. Le ho mandato un sms e le mi ha detto va bene, ci siamo, quindi grazie.
E poi noi combattiamo da un anno proprio questa dilagante onda razzista e xenofoba che ha colpito purtroppo il nostro paese. E io lo vedo sulla pelle dei miei figli che sono nati in Africa, specie su quello più grande che ha quasi 14 anni ma è alto quasi 1,80 m, sembra un ragazzo grande. Quindi quando cammina per strada viene fermato, viene scambiato per un pusher, viene insultato, e questo non dovrebbe accadere, specialmente oggi, appunto, come si diceva prima, quando abbiamo una società multietnica in assoluto. Quindi come combattere il razzismo? Secondo noi uno dei modi migliori è cambiare la narrazione sulla pelle dei neri specialmente, perché i neri sono quelli più tartassati. Vi faccio un esempio, ero al Festival di Venezia e ho visto un film di un regista famosissimo. C'erano due neri nel film, la ragazza era una prostituta e il ragazzo era uno spacciatore. Ecco, questa cosa va cambiata. Questa cosa va cambiata e la pubblicità ci può aiutare a raccontare che ci sono persone di etnie diverse che sono medici, che sono avvocati, che lavorano nelle banche, che fanno dei lavori come è giusto che siano. Quindi il nero non è solo un nemico, perché adesso purtroppo quello che si racconta è questo. Quindi grazie a questo bellissimo manifesto noi ci auguriamo proprio che si cambi la narrazione e che si dia spazio a tutti. Allora, invece Giovanni Bedeschi immagino lo conosciate tutti. È il presidente di CPA, il suo ha anche un ruolo cruciale insieme a quello dei registi e delle agenzie, è per tutti un ruolo delicato, nel senso che, come ci dicevamo, è difficile affermare questi valori forzando, bisogna avere consapevolezza della tipologia di categoria di business per cui si sta lavorando e bisogna cercare di, in maniera molto naturale e lavorando su un percorso di consapevolezza, di fare entrare questi temi. Quindi Giovanni, come facciamo dal punto di vista delle case di produzione a trasmettere questo valore oltre proprio all'invio sistematico in tutti i momenti di preproduzione del manifesto attraverso questa rete che stiamo costruendo insieme interassociativa? Ma dunque, intanto grazie a Stefania di averci coinvolto, perché chiaramente le case di produzione svolgono un ruolo importante che è l'ultimo chilometro del percorso, no, della filiera della pubblicità, e dove è quel chilometro dove si gioca tutto, proprio dove si gioca un tema importante come quello che è stato presentato. Me ne sono accorto anche lavorando insieme ad Armando a questo montaggio, è stato veramente un momento di riflessione che personalmente trovo che ci abbia insegnato a tenere sempre alto lo sguardo, perché con il nostro lavoro molte volte si cadono in percorsi precostituiti e si perde di vista anche un po' la visione della società reale, e quasi si vive all'interno dei mondi raccontati dalle ricerche, dai numeri, eccetera. Invece bisogna mettere in moto il capitale umano che ogni società ha, ogni casa di produzione ha, agenzia e tutti quelli che partecipano. Per cui il video è sicuramente un ottimo strumento per illuminare un po' le elementi che svolgono questo lavoro, e poi la cosa secondo me da fare proprio nel momento magico del PPM, della riunione prima della produzione, ecco lì è il momento in cui magari se l'agenzia non è riuscita prima a far passare queste cose perché in cliente sei in qualche modo chiuso, ecco in quel momento forse il cliente riapre un po' la porta, se insieme ai creativi, insieme ai registi, che di solito loro sono i primi a ispirare un casting diverso perché gli viene data in mano l'idea,
e magari proprio l'idea di un protagonista diverso che rappresenti meglio la società in cui viviamo può essere il punto di differenza e può essere il punto performante della campagna, può essere il punto memorabile. Ecco, secondo me noi produttori abbiamo questo ruolo proprio nel tenere vivo, nell'essere lucidi, nel proprio percorrere questa strada proprio in maniera molto pragmatica, pragmatica ma ispirante nello stesso momento. Bene, allora io vorrei chiudere citando questa frase bellissima della Paola Manfroni, che già nel consiglio precedente aveva messo a fuoco questo tema, che è "Never underestimate the power of PPM". Quindi teniamolo da conto e cerchiamo veramente di dare continuità e di rendere questo percorso un percorso di resilienza e di rilevanza. E grazie a tutti.